E dunque una prima posizione davvero tra l'altro per poco, perché ci sono neanche 3 decimi a dividerla da Christian Spohr. E dunque, e allora siamo in attesa di appunto scoprire il libro di Ginevra Negrello. Doppio Axel e triplo Tolupo, ottima combinazione. Non va luzzo, solo semplice. Prova, va meglio col doppio tolupo anche dietro. Triplo loop, Euler, doppio salto. Altro triplo loop, molto buono. Flip doveva essere triplo, ma solo doppio, partita male. Anche l'ultimo Axel non va. Leggera, sinuosa, ma ha lasciato tanti punti sul ghiaccio. Molte difficoltà nell'aspetto tecnico. Leggera, sinuosa, un bellissimo programma, molto ben coreografato, in musica, molto difficile, devo dire.
E forse per questo fa ancora molta fatica a mettere insieme poi il pacchetto tecnico, perché naturalmente unire le due componenti, quella dell'aspetto artistico con tutte quelle transizioni, tutti quei movimenti, la musicalità, l'espressività, insieme a salti tripli di una certa, insomma, un po' complicati, oggi le hanno procurato un po' di problemi. Siamo a inizio stagione, come sempre diciamo, c'è anche un momento per sperimentare, per provare. È partita benissimo con questo doppio axel, triplo toe loop, un'ottima combinazione, scivolata bene, vedi quante transizioni ci sono tra un elemento e l'altro, veramente pieno. E poi ha cominciato ad avere un po' di problemi. Qui il Lutz ripetuto, buono, filo di partenza anche lei un po', forse un po' dubbio, e poi ha proseguito con un bel triplo loop in combinazione con l'Euler e il doppio Salkoff, e questi sono tre elementi veramente ben riusciti. Ce n'è anche un altro, eccolo, quest'altro loop molto molto buono. Quindi di quattro elementi di salto questi sono andati veramente bene. Gli altri tre hanno avuto problemi, questo è il flip, aperto doppio e poi quasi caduta. Adesso sarà decisione del pannello tecnico se assegnare caduta o meno a questa perdita di equilibrio. La definizione di caduta è che la maggior parte del peso del corpo deve essere sul ghiaccio. Forse in quel caso io potrei anche non considerarla caduta, dovrei rivederlo veramente a slow motion, ma non mi pareva, francamente. Anzi, le cadute poi non si vedono neanche slow motion, perché ti traggono un po' in inganno, ma visto così mi sembrava che lei avesse ancora il peso sui suoi pattini. Comunque sarà una decisione del pannello tecnico, questa è la trottola finale, bellissima l'ultima variazione. E questa è il cambio di filo nell'angelo, per poi passare nella non basic, intermedia, la bassa indietro, le trottole di qualità anche queste potrebbero portarle sul punteggio parecchio, e poi avrà un buon punteggio nei components sicuramente. E dunque Ginevra, lo ricordiamo, è l'atleta tra l'altro più giovane in gara, lei che è campionessa nazionale junior, e questa è la sua prima gara tra i senior, per cui anche questo salto inevitabilmente un pochino influisce. E, tanti elementi positivi al di là delle incertezze sugli elementi tecnici, tanti elementi positivi da cui ripartire per un atleta che appunto non scopriamo certo oggi, e che lavorando su un programma ambizioso come quello che ha portato oggi c'era un po' il rischio di andare a pagare qualcosa, e comunque i suoi 107.28 punti per il libero la proiettano a 164.05, che le consentono di vincere la prima tappa del Gran Premio Italia. Quindi prima posizione per Ginevra Negrello, che insomma lascia più di 20 punti su Elisabetta Leccardi, e quindi colei che deteneva già la leadership dopo il corto la va a confermare dopo il libero. Un bel sorriso infatti si apre dopo insomma un po' di...